Emanuela, mi soffermerei sulla prestazione di queste ragazze straordinarie e poi se posso spezzare una lancia al nostro tifo italiano che segue sempre le ragazze in maniera eccezionale, ogni volta un tifo diverso, colorato, ci sono i genitori delle ragazze, amici, sono sempre sempre con loro in tutte le circostanze, secondo me questo è molto importante. Beatrice, questo punteggio non mi sembra particolarmente equo, domani speriamo che cambi qualcosa. Sì, anch'io come sono d'accordo con quanto ha detto Ilaria, l'esercizio della Russia mi è sembrato più falloso, inoltre io ho notato parecchi momenti in cui le ginnaste russe aspettano prima di fare un elemento, una difficoltà, una collaborazione, mentre ho trovato l'esercizio delle italiane più fluido e per questo secondo me andrebbe anche maggiormente premiato. Allora, in questo momento è in pedana la Germania, poi rimane Israele, Finlandia, Azerbaigian e Ucraina. Dobbiamo dire a Isabella che per quanto riguarda la classifica può essere interessante a questo punto la prova di Israele. Sì, anche se non credo, perché la Bulgaria appunto quando fa bene giustamente ha preso questo 25-7 ed è in terza posizione, non credo che l'Israele otterrà di più. Forse l'Azerbaigian potrebbe minare in quanto di estrazione russa e quindi anche loro quando fanno bene gli viene riconosciuto tutto. Io evidentemente sono molto meno diplomatica delle mie giovani amiche che ammiro moltissimo, siete molto diplomatiche, complimenti. E io forse essendo più anziana mi penso che posso permettermi di più di loro. Io sono d'accordo con Ilaria che non è facilissimo comprendere i punteggi della ginnastica ritmica, tranne che su un aspetto, l'esecuzione. Se avessero avuto di più in D1, D2, forse anche in artistico, anche se in artistico è anche lì abbastanza facile, probabilmente mi sarei posta il dubbio che effettivamente magari dichiarando di più, perché ricordiamoci che il D1 e il D2 hanno delle schede di dichiarazione delle